Due pasticcerie storiche, Rovati e Indipendenza, un mobilificio Guidotti che ha compiuto un secolo e AMREF, associazione di volontariato impegnati in Africa. Sono queste le quattro realtà di Broni che nel giorno della festa patronale di San Contardo sono state insignite della benemerenza civica nel corso di un consiglio comunale straordinario. A ritirare i premi la presidente di AMREF, Ornella Daturi, i mobilieri Alessandro e Maria Giulia Guidotti e i pasticceri Laura Buzzetti e Marco Rovati. Al consiglio era presente anche il sindaco di Zocca, il paese natale di Vasco Rossi in Emilia-Romagna, che condivide con Broni la venerazione per San Contardo e con cui è stato rinnovato un patto d'amicizia. Zocca e Broni hanno dei rapporti ormai dal 2017 che purtroppo si sono un po' congelati e raffreddati a causa della pandemia e dell'impossibilità di vedersi, di scambiare relazioni, un rapporto che nasce appunto attorno alla figura del santo patrono di Broni, che è San Contardo d'Este, che era poi il santo a cui dava il nome il primo oratorio del nostro capoluogo. Quindi da lì sono partiti i rapporti e le conoscenze. Vogliamo adesso rafforzarle, quindi è importante essere qui a Broni, aver siglato nuovamente questo patto di amicizia per andare ad avviare interscambi sia in ambito culturale, turistico e non gastronomico, perché l'obiettivo che abbiamo sia come amministrazione comunale di Zocca che come amministrazione comunale di Broni è quello di andare poi a concretizzare per entrambe le due comunità appunto questi scambi. Si celebra il nostro santo patrono, San Contardo, e in questa occasione così importante, dove sono state insignite le benemerenze civiche di San Contardo, che è il più alto riconoscimento che l'amministrazione comunale consegna a personalità che si sono distinte nel loro lavoro e nella loro attività, siamo stati davvero lieti di avere ospiti il sindaco e l'amministrazione di Zocca, con cui abbiamo siglato un patto di amicizia e abbiamo intenzione di sviluppare insieme dei progetti, delle iniziative per appunto avviare degli scambi, no, in ambito enogastronomico, culturale con la municipalità di Zocca.